Alessandro Beccattini, 102, avvocato, va bene? 102? Articolo 102, 94 comma. No, va bene, 102. 102. CPP. Tanto saranno sicuramente. No, saranno, assolutamente sì. Lotti Luca, libero presente, buongiorno. Avvocati Franco Coppi e Esther Molinaro, presente la seconda anche per il primo, buongiorno avvocato. Saltaramacchi Emanuele, presente mi pare, sì. Avvocato Grazia Volo, di fiducia, arriva, diamo la giata, è presente. Vannoni Filippo, libero assente, avvocato Alessandro Beccattini, presente. Avvocato Marta Citernesi, che lei sostituisce. Scafarto Giampaolo, non lo sarà per questa giornata, già presente e non comparso. Avvocati Attilio Soriano, Giovanni Annunziata, sostituito. Ha capito il nome, Samantha? Sessa Alessandro, gravato ad altro titolo dall'obbligo di dimora, presentazione alla polizia giudiziaria, presente. Avvocato Nicola Capozzoli, suo difensore di fiducia pure. Renzi Tiziano non dovrebbe essere presente oggi, in teoria già presente, oggi non comparso. Avvocato Federico Bagattini, lo sostituisce lei. Avvocato Alessandro Beccattini, 102. Romeo Alfredo, presente. Avvocati Gian Domenico Caiazza e Alfredo Sorge, presenti. Bocchino Italo, libero assente. Avvocati Giuseppe Valentino, Leone Zeppieri. Buongiorno. Bene. Avvocato Zeppieri anche per il primo. Avvocato Leone Zeppieri. Anche per il codifensore. Pandimiglio Stefano Massimo, libero assente. Avvocato Luciano Moneta Caglio, che ho, eccolo, presente. Allora, gli avvocati Zanobini sono presenti entrambi, Gabriele e Marco sono arrivati. Poi Marroni Luigi, presente. Avvocato Luigi Ligotti, presente. Massaro Massimo per Grandi Stazioni Rai, l'avvocato Tito Lucrezio Milella. Vittorio Pisa, 102. Il gruppo difeso dall'Avvocatura dello Stato, Consip S.P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Avvocatura Generale dello Stato, avvocato, ancora nessuno presente, sicuramente comparirà. Bene, abbiamo produzioni preliminari, pubblico ministero le sta facendo sì, circolare? Sì, stiamo guardando un attimo. No, sì, va bene. Solo al verbale voglio dire di che si tratta. Presidente, chiedo scusa, io dovrò allontanarmi alle 12.30 e alle 14 per delle concomitanti udienze, nomino sin dove l'avvocato Luciano Moneta Caglio, mio sostituto, quando mi allontanerò, diciamo, ecco, per ora rimango, grazie. Noi ci facciamo queste cortesie reciproche, anche se io sono il 102, io sono il 102 d'aula per tutto il processo, quindi. Grazie. Sì, per il verbale, Presidente, cioè, vi è una nota del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente dell'8 giugno 2017 indirizzata alla Procura della Repubblica di Napoli, in cui si dice che si trasmettono in allegato i documenti rinvenuti nella spazzatura della Romeo Gestioni acquisita il 30/11/2016, che erano rimasti custoditi presso questi uffici e il cui contenuto è stato in parte utilizzato nell'informativa riepilogativa. Questa nota è stata, con provvedimento del 9 giugno 2017, il giorno dopo, trasmessa dai colleghi napoletani a questo ufficio in un plico chiuso. Pervenuto, questa documentazione peraltro è al TIAP, ovviamente diciamo sono fotocopie, è al TIAP al Faldone 14.
sulla base di questa trasmissione degli atti, questo ufficio ha delegato, aspetti un attimo, ecco qua. Con nota del 21 giugno 2017 ha trasmesso in originale quanto appunto era pervenuto da Napoli al Roniv Carabinieri con richiesta di provvedere all'apertura del plico allegato qui pervenuto in busta sigillata e a repertare il relativo contenuto. Il successivo 13 luglio 2017 i carabinieri di Roma restituiscono a questo ufficio sia il plico sia, diciamo, come dire, la relazione circa la repertazione. Quindi questa è tutta la documentazione in originale relativa alla spazzatura acquisita il 30/11/2016 e come mi era stato sollecitato la offro in produzione. Questo poi glielo faccio. Grazie, grazie, grazie. Intanto iniziare l'esame del test, mentre... Bene, allora, Germarroni, prego. Dunque, test è puro, no? Test è puro? Dico, test è puro, sì. Perfetto. Ci dovrebbe essere un foglio con un impegno che le chiediamo di assumere a dire il vero. Grazie. Sono consapevole della responsabilità morale del giudizio che assumo con la mia disposizione, impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. E ci ricorda le sue generalità complete, grazie. Luigi Marroni, nato a Castelnuovo Bedardenga in provincia di Siena l'11 agosto del 1957. Una residenza piuttosto che un domicilio? Residenza in Roma, via Laurina 40. Bene, ora il pubblico ministero inizierà l'esame e a seguire la difesa. Grazie. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno. Allora, anche per la ricostruzione ex post tramite la lettura dei verbali, rammento che lei è stato sentito, faccio l'elenco di tutti, diciamo, le giornate in cui è stato sentito. È stato sentito il 20 dicembre 2016 nel pomeriggio dalla polizia giudiziaria operante nella sede della Consip, è stato sentito la sera del 20 dicembre 2016 presso la caserma dei carabinieri del tutela ambiente dai pubblici ministeri di Napoli, è stato sentito il 4 gennaio 2017 su alcune piccole, diciamo, su poche battute, sempre presso la caserma del tutela ambiente dalla polizia giudiziaria, è stato sentito l'8 giugno 2017 da questo pubblico, da questo ufficio, è stato sentito il 22 gennaio del 2018 sempre da questo ufficio, è stato sentito il 13 luglio 2020 sempre da questo ufficio, dopodiché sono stati effettuati alcuni confronti, in particolare il 28 marzo 2018 tra lei e Saltalamacchia, il 29 marzo 2018 tra lei e Lotti, il 22 gennaio 2018, questo in realtà molto breve, tra lei e l'avvocato Beneventi. Beneventi, sempre di Consip. Era? Ho sbagliato? Ah, forse ho sbagliato la... Marrone sotto la macchia, sì. 14. No, il 29 marzo.
29 marzo è il confronto, a me risulta il 29 marzo. 14 luglio forse abbiamo fatto un altro interrogatorio, ma ok. Quindi lei è stato sentito non poche volte, anzi, diciamo, questo come dire per dire che ci dovremo intrattenere con calma, abbiamo tutto il tempo per ricostruire, diciamo, la vicenda. Allora, la prima domanda che le faccio è se lei comunque fornisce, diciamo, sinteticamente un suo profilo professionale, sostanzialmente prima di Consip, come sì, giunto certo. A Consip, ma insomma un quadro che poi ci sarà utile anche per ricostruire alcuni passaggi precedenti fiorentini. Per bene, grazie. Dunque sono circa più di 30 anni di carriera, ingegnere meccanico, laureato con lode qui alla Sapienza a Roma. Lavoro per quasi 18-20 anni nel gruppo Fiat, in una società che si chiama CNH, la società del gruppo Fiat, quella che si occupa della produzione di trattori in generale. Ho lavorato in varie posizioni in questa azienda, ho lavorato molti anni all'estero, ho vissuto a Londra 5 anni, ho lavorato molto anche negli Stati Uniti e in questa azienda sono diventato, il grado più alto che ho avuto, era Vice President Industrial Operations, quindi ero responsabile della produzione dei trattori quasi a livello mondiale, era scusa alcune pezzetti di alcune nazioni, per il gruppo Fiat. Quindi ho vissuto molti anni fra Londra e Chicago per fare questa attività. Poi sono stato nominato direttore generale della ASL di Firenze, che allora è una delle più grandi d'Italia, quando fui nominato nel 2004. Nominato per 5 anni, rinominato per altri 5 anni. Circa a metà del secondo mandato, l'allora presidente della regione toscana, dottor Rossi, mi chiede, in un momento in cui c'erano state tutta una serie di problemi generali, non nella mia ASL ma in Toscana, c'erano stati degli scandali, c'erano stati dei direttori generali arrestati, la stessa regione era vicina al commissariamento, ci furono questioni anche in consiglio regionale che trattarono questo, il presidente mi chiede di diventare assessore, quindi assessore con un profilo molto tecnico, devo dire, non avevo fatto una carriera politica per arrivare lì, per gestire e risolvere queste questioni. Risolte in maniera molto brillante, perché tutti i problemi furono risolti e in quegli anni la Toscana raggiunse in tutte le classifiche fatte dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute tutti lo score più alto, probabilmente i primi posti in Italia in tutti i 5 o 6 parametri che venivano valutati. E a questo punto concludo l'esperienza e vengo, termine di questa esperienza, nel giugno del 2015 vengo nominato amministratore delegato di Consip. In tutti questi anni sono stato, lo sono tuttora, diciamo docente, professore universitario a contratto alla facoltà di ingegneria di Siena per quasi 30 anni, questo è il mio profilo professionale. In Consip lei è stato dal 2015? Dal giugno 2015, dal 15 giugno del 2015 al 27 di giugno del 2017. Due anni e qualche giorno. Attualmente continua a svolgere attività di docenza o altro? No, guardi, io sono pensionato. Okay. Svolgo l'attività di docenza a titolo gratuito, sempre per l'Università di Siena, facoltà di ingegneria, a ingegneria gestionale in un corso in inglese che viene tenuto alla magistrale di Siena. Benissimo, allora, questo mi sembrava una doverosa presentazione, anche perché poi ritorneremo indietro su alcune fasi, chiamiamole così, fiorentine. Perché dobbiamo aprire insieme, perché sono tutti Ok. Allora, senta, iniziamo innanzitutto analizzando alcune conoscenze, no? Le persone che sono coinvolte in questo procedimento a vario titolo. Vediamo lei come le ha conosciute e che tipo di relazioni ha intrattenuto. La prima persona a cui faccio riferimento è a Tiziano Renzi. Lei lo conosce, come lo ha conosciuto, che tipo di
relazione ha intrattenuto, che tipo di incontri, se ricorda, se riesce a ricostruire sostanzialmente. Lo conosco anche se ovviamente molti anni che non l'ho più visto. Comunque l'ho conosciuto in occasione a Siena, in occasione del Pario di Siena. Lui con il figlio, la famiglia del figlio erano invitati dal Comune di Siena e anche io ero stato invitato dal Comune di Siena ospiti per assistere al Palio di Siena. Quell'occasione eravamo sostanzialmente nello stesso luogo, ci siamo conosciuti, io ero anche con mio padre, quindi ci conoscevamo anche con mio padre, ero andato con lui e ci siamo conosciuti in questa occasione. Io colloco questo evento nel 2 di luglio del 2013. Nel palio del 2 di luglio del 2013. Allora il Matteo Renzi era sindaco. Era sindaco, era stato invitato, lo riportano sì. Anche i giornali, si trova anche su internet. E lei allora era alla ASL? Io ero assessore. Ero assessore. Infatti ero stato invitato in quanto assessore dal Comune di Siena. E questa fu l'occasione, non posso come dire escludere che in precedenza, in qualche occasione di tipo convegno, congresso, qualche occasione sociale, fossimo presenti entrambi all'evento, ecco, questo non posso escludere, non me lo ricordo. Comunque, per chiarire subito, lei nel contesto fiorentino ha fatto attività politica, nel senso di, diciamo... Quando è diventato assessore poi me lo dirà, ma nel senso che lei era un militante, un frequentatore di... Non sono mai stato militante e io ero un tecnico, un manager, come ho detto il mio profilo era quello, e fui nominato direttore generale, uno per il mio profilo, è stato gestionale manageriale, gestivo prima di entrare in AS comunque migliaia di persone, decine di migliaia di persone, budget di milioni, molte decine di centinaia di milioni di euro. E questo è la cosa. Mi fu anche detto, quando mi fu proposto di diventare direttore generale della ASL di Firenze, che era proprio il fatto che io non avessi mai svolto attività politica. Era quasi un vantaggio, perché questo mi rendeva, come dire, estraneo a tutta una serie di logiche che usualmente ci sono presenti in questo tipo di... Perfetto, ma questo è chiarito. Questo mi fu detto, ecco. Sì. Quindi, dicevamo, lo incontra per la prima volta in questa occasione, come dire, diciamo, conviviale, in questa manifestazione nota e molto bella, e dopo questo incontro ci sono stati altri incontri, altre relazioni e ovviamente... Se sì, per quale motivo? Dunque sì, prima delle vicende Consip ci fu un incontro in cui il signor Renzi venne a trovarmi in assessorato, aveva chiesto un appuntamento anche tramite una conoscenza comune, perché venne a chiedermi, proporre l'idea, il progetto di installare un'edicola con una Madonna, un'edicola con una Madonnina nel parcheggio dell'ospedale Maia. C'era un progetto di un'associazione chiamata Cireneo che proponeva questa installazione. E lui venne da me a propormi questa, portò credo anche dei disegni, eccetera, a propormi questa, se potevo seguire o, come dire, in qualche modo facilitare o sponsorizzare questo evento. Stemmo lì, naturalmente si parlò anche in generale, anche di varie questioni convenevoli. Mi propose questa cosa, io questa cosa la interessai il direttore generale, perché non era compito mio, non avevo neanche gli strumenti per fare fisicamente questa cosa, e la passai, diciamo, al direttore generale del Maier, che era il dottor Langiano, al tempo, e poi la cosa non è poi stata fatta perché sorse una serie di complicazioni nel tempo, andata avanti senza poi realizzarsi. Però io ricordo che venne, si parlò di questa cosa e io interessai il dottor Langiano. Posso collocare esattamente nel tempo, non ho la data di questo evento, però il dottor Langiano lasciò nell'ottobre del 2014 l'incarico. Quindi sicuramente avvenne alcuni mesi prima dell'ottobre del 2014. Perfetto. E comunque questo era un incontro dell'edicola votiva, questo era l'oggetto, esatto. Al di là, diciamo, dei convenevoli. Sì, quello era dedicato a questa cosa. Perfetto. Andiamo avanti. Lei ha preso servizio come amministratore delegato a giugno del 2014. Giugno, 15 giugno del 2014.
del 2015. Del 2015. Ecco, diciamo, dall'edicola votiva al momento in cui le assume incarico ci sono altri incontri? No, non ricordo incontri, escluso che forse ci siamo incontrati insieme a tranne gli incontri specifici. Occasionali, non so che non può non avven- incontri specifici. Ok, perfetto, benissimo. Bene, quindi lei assume questo incarico e a quel punto lei quando vede poi nuovamente Tiziano Renzi? Dunque, lo incontro, era fine settembre, primi di ottobre del 2015, a Firenze, preceduto questo incontro da una serie di messaggi o telefonici o di sms per fissare questo appuntamento, che è andato avanti per... Il fatto che ci si potesse vedere andò avanti per settimane, perché poi ci furono di mezzo le ferie, poi una volta potevo io, una volta non poteva lui, a Firenze. Io vivevo a Roma, quindi andavo di rado a Firenze. E quindi dopo una serie appunto di messaggi o di scambi, ci incontrammo, era alla fine, intorno alla fine di settembre del 2015, primi di ottobre, ci incontrammo a Firenze in un luogo davanti a un palazzo chiamato del Bargello, noto a Firenze, in via del Proconsolo, in centro, nel centro storico di Firenze, in centro, e fu un incontro intorno a metà della giornata, o poco prima di pranzo o poco dopo di pranzo, e durò tra i 5 e i 10 minuti, direi più vicino ai 5 che ai 10, e lungo la strada, camminando in questa via, si parlò e ci incontrammo. Ecco, e questo era un incontro che era stato sollecitato da lui. Fu chiesto da lui. Ecco, in questi 5 minuti itineranti a passeggio, che cosa le disse, che cosa le chiese? Abbiamo visto che in qualche modo era da lui ovviamente sollecitato. Ovviamente dopo i soliti convenevoli, lui certo. Si parla sempre un po' del più e del meno inizialmente in ogni discussione, mi chiese il favore che se io potevo incontrare un suo conoscente, russo, Carlo Russo, e mi disse che era un suo amico, che se l'avessi incontrato gli avrei fatto un piacere, che era una persona che aveva molte idee, molti progetti, e un bravo ragazzo, e se io appunto gli avessi dato una mano gli avrei fatto un favore a Renzi, ecco, mi disse questo. L'essenza del discorso è questo. Diciamo, non specificò il profilo professionale o se Carlo Russo, si era sollecitato all'incontro con Carlo Russo per le sue sostanzialmente qualità professionali o perché, come dire, inserito in qualche contesto societario o quant'altro? No, mi disse che era appunto, ripeto, aveva molte idee, molti progetti, era un bravo ragazzo e che se l'avessi imparato avrei fatto un favore, non disse... Sì, ecco, sì, quindi punto, diciamo rimase in questi termini. Rimase su questo tono, sì. Sì, poi come a conforto di quello che lei dice, poi ovviamente possiamo produrre se non l'abbiamo già fatto, ma adesso poi verificherò. Nel mese di settembre, nel mese di settembre 2015, effettivamente risultano alcuni contatti tra la sua utenza cellulare e quella di Tiziano Renzi, in particolare una telefonata del 12 settembre e poi gli ulteriori contatti sono del 25 settembre a mezzo di sms uno vicino all'altro. Quindi diciamo lei ricostruisce in questi termini, sì, prima telefonata poi... Le dico, ci fu, ricordo anche per l'altro incontro, c'era sempre una questione di... Non era immediato il contatto, ecco, perché appunto io vivevo a Roma, non venivo a Firenze, poi non fu facile trovare... Chiarissimo, no, nel senso, lei ricorda questa richiesta di vedersi avvenne tramite una telefonata? O telefono. SMS, okay, era perfetto. Una delle due. Senta. E quindi, diciamo, c'è questa sponsorizzazione,
ancora vaga, di questo Carlo Russo. Carlo Russo, lei lo conosceva, diciamo, Carlo Russo, lei è sempre gravitato intorno a Firenze, al di là, diciamo, del suo, come dire, girare per il mondo per i suoi impegni professionali, però, come dire, la sua città di elezione è comunque Firenze, giusto? Lo divenne quando diventai direttore generale, non prima, non diciamo, prima, non ero quasi mai stato a Firenze prima di okay. diventare direttore generale. Perfetto, quindi diciamo dall'epoca, da quell'epoca, 2004 dal 2004 diventa un po' la sua città principale. Ecco, domanda, lei quando Tiziano Renzi le fa il nome di Carlo Russo, le dice qualcosa, lo associa, l'aveva visto, l'ha conosciuto dopo, questo è un po' il quadro. Sì, allora guardi, quando mi fa la medicina non mi dice niente, non avevo presente la figura di Carlo Russo prima, non l'avevo incontrato, ancora una volta escluso che non fosse stato in un qualche convegno o evento dove eravamo tante persone e c'era anche lui, ecco. Escluso situazioni del genere che sono sempre presenti quando uno ha una funzione pubblica, diciamo, di per sé non avevo presente la figura di Carlo Russo. Poi ricostruendo, in effetti io l'avevo già ricevuto Carlo Russo, però quando Renzi mi disse di ricevere Carlo Russo non associai il fatto che l'avevo già ricevuto, perché poi andando a rivedere l'elenco l'agenda, diciamo, visto che era già stato ricevuto, perché ricevuto nella qualità già di amministratore delegato di Consip. Un appuntamento. E qui volevo precisare che soprattutto all'inizio io ricevevo moltissima gente, perché volevo capire un po' il mondo in cui, e anche delle persone che venivano, quindi ricevevo molto, diciamo, molto frequentemente. E la segretaria, fra l'altro, mi disse, c'ho anche un'email che lo dice, che mi manda la nota, che Russo frequentava Consip prima anche del mio arrivo, che il mio indirizzo gli era stato dato dal sottosegretario Lotti al Russo, il mio telefono, tant'è vero Russo aveva il mio telefono, io non avevo il suo, ecco, e che quindi era la persona che insomma era, fra virgolette, era stato inviato presentato dal sottosegretario Lotti e che frequentava spesso Consip, per cui io l'avevo ricevuta. Però un incontro molto così generici, tant'è vero che poi quando il signor Renzi mi chiede di incontrarlo, io per me era quasi una novità, diciamo, poi ho collegato le due cose quando si presentò. Ecco, facciamo una parentesi. Lei ha parlato, siccome poi produrremo documentazione, agenda, sì. mail e quant'altro, no? Allora, lei ha fatto riferimento alla sua segretaria, che si chiama? La Galileo, si chiama. Non è più segretaria, la signora okay. Rosanna Galileo. Quindi la segretaria Galileo, per tutto il periodo in cui lei ha svolto la funzione di amministratore delegato, era addetta alla sua segretaria. Era anche un po' la memoria della cosa. Ed era segretaria della DIGIA precedentemente? Era prima precedentemente. Quindi già con Casalino o addirittura anche... Era prima, sicuramente quando sono arrivato c'era da un po' di tempo. Perfetto, bene. Benissimo. Altra cosa, come funzionava la gestione, come dire, degli incontri, dell'agenda? Cioè utilizzavate un metodo e soprattutto un report, un'annotazione? O io trovavo qualcuno, dicevo alla segretaria, metta la tal persona in agenda, e quella era una cosa diretta che facevo in proprio. Però sempre lo dicevo tramite la segretaria, io fisicamente non ho mai toccato l'agenda. L'agenda la gestiva la Galileo. Anche se era su mia indicazione, sì, la gestiva okay. sempre la segretaria. E che poi era capo di una segreteria, perché c'erano anche alcune altre persone. Se no, normalmente le persone, chi è interessato, chiedevano un appuntamento, prima telefonicamente, però chiedeva alla segretaria anche un'email. La segretaria poi faceva la lista delle richieste e me ne parlava. E mettevamo, ovviamente c'erano persone come il presidente di Consip, eccetera, che non è che chiedevano e venivano messe in agenda. Le persone non del giro noto, diciamo. Sì, o il direttore generale che gli altri mi chiedevano, io dicevo, mi presentava normalmente una lista, dicevo questo sì, questo no, più avanti facciamo. Ecco, questo funzionava. Perfetto, quindi diciamo la gestione, poi l'annotazione e la custodia, diciamo, di questa agenda era su un formato di gestione. Perfetto, benissimo. Quindi lei ha potuto poi ricostruire tutti gli incontri
diciamo, con Russo anche, di questa azienda e della software che diciamo, estrapolando teneva anche nota degli annullamenti, quindi anche appuntamenti annullati, rimaneva traccia che erano stati presi e poi annullati. Ok. Ecco, io diciamo, lei ha ricostruito quindi quante volte ha visto Russo in Consip. Poi ho ricostruito dopo, certo. Quando fui interrogato mi sembravano meno perché ho ricordato quelli più significativi. Certo. In effetti poi sono andato a ricostruire, sono state 7 volte, nell'agenda è scritto 7 volte nell'arco di quasi un anno. Guardi, adesso le mostro, tra l'altro questo è quanto ci consegnò quando l'abbiamo sentito, poi abbiamo anche sentito ovviamente la Galileo. No, anzi proprio, Sì, sicuramente questo sì. È anche sottoscritto, quindi no. Adesso, poi produrrò dopo, mi serve adesso per... È sottoscritto anche da noi perché è stato allegato alle SIT. Quindi io... Il primo incontro è il 15 settembre 2015. E poi ce n'ho uno del 29 settembre 2015, e sempre per rimanere nel 2015, 6 ottobre 2015 e 10 novembre 2015. Mi fermo al 2015, più che altro perché vorrei inserire il primo incontro con Tiziano Renzi, che abbiamo detto è... Fine settembre. Diciamo, noi abbiamo dei contatti degli sms del 25 settembre, quindi è presumibile che quella sia la data. Quindi, come vede, c'è un incontro precedente all'incontro con Renzi, in cui lei dice appunto, sì, l'ho incontrato, ma quando me ne ha parlato non ho associato. Incontravo veramente tantissimo. Perfetto. E poi 29 settembre 2015. Ecco, dopo l'incontro con Tiziano Renzi, il secondo incontro con Carlo Russo, c'è un link, diciamo, Russo o lei avete fatto riferimento a Tiziano Renzi e sì. Che cosa vi siete detti? Qui per ricostruire logicamente, come dire, gli eventi. Dopo il primo o i primi due incontri generici, esatto. Con Russo, diciamo, usiamo questo termine, Russo mi chiede se intanto mi chiede informazioni di come una certa azienda fosse posizionata o fosse collocata all'interno di una certa gara, che poi era la gara FM4, quella di Facility Management, una grossa gara che Consip stava effettuando. Ovviamente io non sapevo come fosse posizionata, né gliel'avrei detto se l'avessi saputo, ma proprio non lo sapevo neppure. E poi mi dice che, e questo entra un po' nel vivo della questione, mi dice che c'era un interesse, se io potevo aiutare questa società a fra virgolette, a piazzarsi meglio nella gara intervenendo nella commissione, quindi influendo sulla commissione perché potesse alzare punteggio di questa gara, e poi mi dice che dietro a questa richiesta c'erano le persone di Tiziano Renzi e Dennis Verdini, che sostanzialmente io ero stato nominato come espressione di questo mondo, non dei loro due in particolare, ma insomma di questo mondo che loro in qualche modo rappresentavano o di cui erano esponenti, e che il mio destino professionale poteva andare bene o male. E quindi a seconda di come io avrei, come dire, acconsentito o dato seguito a questa richiesta. E dice che c'erano da un lato molte nomine in futuro da fare, quindi anche più di peso, diciamo, di quella in Consip, oppure viceversa, potevo trovarmi molto in difficoltà
in questo lavoro, poterlo perdere o addirittura poi dopo era molto difficile, sarebbe stato molto difficile trovare un lavoro. Sì, un discorso molto chiaro. Molto chiaro e diretto. Chiaro, no, in maniera, come dire, all'inizio un po' più, più soft. Sfumata, più soft, mi faccio usare questo termine, ma fu molto... Questo era il contenuto. Oh, senta, diciamo, poi ci torniamo un attimo su alcuni passaggi. Come le dicevo, prima il 15 settembre 2015 abbiamo traccia di questo primo incontro neutro, chiamiamolo così, cioè la prima volta che si affaccia. Poi noi abbiamo ricostruito come 25 settembre 2015, tra l'altro lei ha preso il treno in quella giornata, quindi è probabilmente... Sì, almeno ho visto nell'agenda. Nell'agenda, quindi dovrebbe essere quello l'incontro con Tiziano Renzi. E poi abbiamo... il successivo incontro 29 settembre 2015, dovrebbe essere questo l'incontro? O questo o quello dopo. O questo o quello, quindi diciamo o il 29 settembre o il 6 ottobre 2015 o questo o quello, cambia poco, però diciamo lei ricorda che in un unico incontro c'è questo discorso. Perfetto. Ricorda più o meno... quanto durò questo incontro, nell'una o nell'altra data? Guardi, non direi, diciamo mezz'ora, ecco, indicativamente mezz'ora. Ricorda se iniziò la mattina, pomeriggio, vuole... No, sinceramente, però credo sia ricostruibile dall'agenda. Sì. No, le dico, utilizzo ovviamente anche perché... No, ora, no, sono passati tanti anni, lei è stato sentito accuratamente sì, più sì. volte, ma se lei ricorda in questa circostanza... Ora non me lo ricordo, credo che comunque... No, le opero una contestazione, ma giusto per la memoria. No, e infatti lei nel verbale del... 8 giugno 2017 si è trattato di un incontro durato tra i 30 minuti e l'ora, iniziato verso le 9.30 e lei aggiunge in cui era chiaro a noi che era un incontro scaturito dalle indicazioni di Renzi, di Tiziano Renzi. All'inizio erano incontri generici, uno o due molto generici, poi entra nel vivo e fa dei nomi e quindi, voglio dire, non è che disse... Siccome ha incontrato Renzi, io vengo da diciamo te. L'avevamo... Ma, insomma, avvenne con una conseguenza. Chiarissimo. Allora, su questo punto, come dire, siamo tornati più volte. Sì. Lui disse di agire in nome e per conto di un'azienda. Sì. Così, cioè lui disse. Ma prima di dire questo, lui... profilò il suo vissuto professionale o le disse sostanzialmente lui che tipo, cioè fece un, come ha fatto lei, una presentazione di... Sì, dunque, questo era avvenuto forse già prima che appunto avevamo molti amici in comune a Firenze, che però citò nomi noti a Firenze, quindi era anche probabile che avessimo gli amici in comune che si citano persone note. Io le conoscevo, se le conosceva anche lui era ovvio che avevamo degli amici in comune, che lui aveva un'attività che era un po' nel settore sociale, nella consegna di farmaci o aiuti o ausili per anziani, cose di questo tipo, che appunto aveva lavorato anche per i servizi sociali di alcuni comuni, cosa che come ASL anch'io per definizione facevo, quindi delineò questo quadro. Il quadro d'insieme. Questo quadro parlò anche di politica, di cose così, ma in generale. Poi, come dire, iniziò a inserirsi invece nel contesto di un'attività, poi era in corso d'opera la procedura di selezione, diciamo la gara. Era in corso d'opera da anni. Era in corso d'opera, sì, diciamo, è stata una gara particolarmente... Sì, gara lunga e con esiti, come dire, non particolari, ecco, diciamo così. E... quindi la gara era in corso d'opera e lui si accredita sostanzialmente come
link come persona di riferimento, agisce nell'interesse di questa società. Esatto, è corretto. Che, insomma, sì, però senza specificare il ruolo. Senza specificare in senso specifico, nel senso che dice sono dirigente, amministratore, ne parlo e basta. Ok, perfetto, benissimo. Ora, lei il nome di questa società non la ricorda? No, fino a quando in uno degli interrogatori lei mi chiese se era possibile che fosse questa qui, e ne parlammo, se ricordo. Sì. Siccome le è stato chiesto sostanzialmente per lungo tempo, no? E lei adesso, come dire, ha un'idea di quale possa essere questa? Io non lo ricordo, poi mi fu chiesto varie volte da lei, dai suoi colleghi, perché non lo ricordavo. E io dissi che c'era un motivo perché non lo ricordavo, che fosse stato uno dei nomi famosi. In questo mondo ci sono dei nomi famosi, l'azienda Romeo ad esempio, oppure che so, Manhattan Corporation, ne citiamo due o tre che verranno fuori in questa discussione, Coppelì, sono nomi che chi si occupa di queste cose notissime, come dire Mercedes, Fiat, nomi di questo tipo, e questi sicuramente, fosse stato uno di questi, l'avrei ricordato. Normalmente, anzi sicuramente in queste gare le aziende non si presentano da sole, ma si presentano come raggruppamenti, dove ci sono 6-7 aziende, e normalmente nel lavoro quotidiano si cita sempre il primo o quello che è il mandante. Quindi alla fine, se era un'azienda di non famosa, non di grandi dimensioni, che non fosse capofila di un RT, era difficile che uno normalmente gli venisse in mente. E in effetti, quando poi in uno dei successivi interrogatori lei mi disse che era emerso per altre vostre indagini, che il nome poteva essere questa Omnia Servizia, io dissi sì, è molto probabile che potesse esserlo, perché questa Omnia Servizia ha tutte queste caratteristiche che le ho detto. Non è molto grande, non è di quelle note in prima persona, non è capofila. E quindi sì, era probabile che lo fosse, insomma, non potevo escluderlo, corrispondeva a questa descrizione che l'ho fatto. Perfetto, quindi lei, in sintesi, esclude i competitors famosi, più noti, quindi esclude Romeo, gestione. Lo escludo perché me l'avesse detto l'avrei sicuramente memorizzato. Ho sempre escluso, in effetti. Sì, assolutamente. Esclude Romeo, esclude Manhattan Corp, esclude questi nomi chiamiamo noti, più noti nel settore. Non esclude, a seguito di una sollecitazione di questo ufficio, che ovviamente ci è arrivato tramite attività di indagine di plausibilità, non esclude che possa essere Omnia Servizia, ma non è certo. Esatto. È così? Sì, ok, perfetto. Giusto per delineare. Questo per quanto riguarda la società a nome della quale, chiamiamolo così, Russo sollecitava esiti migliori, o una facilitazione di esiti migliori. È chiaro invece però nel indicare i soggetti sponsorizzanti, quindi lui fa riferimento a Tiziano Renzi e Denis Verdini, è corretto? Sì. Benissimo. Senta, le disse in particolare, allora proviamo a fare un focus su a che punto era la situazione in quel momento storico quando lei riceve questa sollecitazione per quanto riguarda la procedura, per quanto era a sua conoscenza. Ovviamente lei non la gestiva direttamente, però immagino da AD sapeva. No, assolutamente, facevamo, o con me la documentazione, un stato d'avanzamento formale di tutte le gare una volta al mese, e io ogni settimana, il lunedì, incontravo tutti i direttori, quindi in maniera anche più informale mi informavo continuamente, anche perché il nostro lavoro era quello di produrre queste gare, quindi dovevamo anche accelerare, perché in effetti questa procedura era iniziata molti anni prima,
un po' mostro, molto grande, di grandi dimensioni, quindi stava andando, era nella fase in cui la commissione tecnica stava valutando le offerte tecniche per dare i punteggi che poi, mixati con l'offerta economica, avrebbero formato il punteggio finale e quindi le classifiche per questa gara. Quindi si parlava di 14 lotti, ognuno dei quali aveva molte offerte, offerte di centinaia di pagine, quindi era un lavoro enorme, veramente enorme, che la Commissione stava svolgendo da tempo. Commissione, mi scusi, che dico, che peraltro non si riuniva tutti i giorni perché era composta da dirigenti, da funzionari o da impiegati dell'azienda che facevano anche altri lavori, quindi anche tutti i giorni H18 facessero quel lavoro. Quindi sì, andava. Certo, allora il presidente della commissione chi era? Era il dottor Licci. Ok. Quindi però vogliamo. Era nella fase calda, chiamiamola così, nel senso che per quello che sono riuscito a capire in questi anni la valutazione tecnica poi è il clou, perché quella economica sono numeri che in qualche modo, lì c'è un apprezzamento, una valutazione, no? Diciamo una discrezionalità tecnica in cui, per intenderci. Quindi era in corso d'opera, non si erano ancora concluse, stiamo nel fuoco, diciamo così, di una gara. Senta, ovviamente, esaurito questo incontro, quindi diciamo, come dire, lei è rimasto sorpreso, è rimasto in qualche modo, qual è stata la sua reazione a queste richieste, direi, piuttosto dirette? Ma quindi, diciamo, furono varie, alcune come anche dichiarato. La prima di tutto è che rimasi anche molto, come dire, diciamo, sorpreso, frustrato e anche un po', in qualche modo umiliato, mi verrebbe da dire, del tipo. Io stavo facendo un ottimo lavoro. Apro una parentesi, poi posso anche portare la documentazione. Il lavoro fatto in quei due anni in Consip è stato riconosciuto di altissimo livello da moltissimi articoli di stampa, ma questo è anche il meno. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che quando presentò la finanziaria del 2016 per il 2017 presentò una slide sui 3 miliardi che Consip sotto la mia gestione, perché parlava dell'anno prima, aveva fatto risparmiare lo Stato italiano, dedicò due minuti, che non è poco, in una conferenza stampa ufficiale a questa questione. Ho con me la slide, se vuole la posso presentare insieme al filmato, ce l'ho tutto. E uscì il documento di economia e finanza, che è una legge quindi approvata dal governo e da due rami del Parlamento, in cui c'è una pagina dedicata ai risultati di Consip prodotti da me. Il commissario della spesa Guttdel alla Camera presentò al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'alto Gentiloni, che si era nel frattempo succeduto, con i risultati di Consip. Quindi questo era tutto oggetto della gestione, non solo mia, ovviamente, di Consip, ma sotto la mia direzione. Quindi mi trovavo da un lato a fare questo lavoro, anche con molto passione, con molto entusiasmo, che metteva un po' il clou, se vogliamo, della mia excursus professionale che ho descritto prima, e mi trovavo messo in discussione, in dubbio, da un signore che veniva, che non si sapeva effettivamente bene chi fosse. Sì, lo sapevo, ma era un po', ecco. Che mettevo in dubbio sostanzialmente la mia carriera e anche facendo delle minacce, alle quali comunque non avrei mai, come dire, dato seguito, ma che comunque erano state fatte, e quindi fu un senso di frustrazione, nel senso non cambierà mai niente, ci proviamo tante volte a fare le cose meglio, ma questa non è. Quindi questo è il senso di frustrazione personale, perché ci si può credere o no, io ci credevo veramente nel servizio allo Stato. Avevo lasciato un'azienda privata, noi guadagniamo ben di più per fare un lavoro, perché, come dico, ci si crede o no, io ci credevo. E questa era la prima questione. Ero anche preoccupato perché in effetti, come dire, era anche, come dire, le gare erano al sicuro perché non avrei mai fatto niente sulle gare, però a livello personale forse la cosa non era banale, tant'è vero, apro una parentesi, poi è andata veramente così. Sono stato cacciato e non ho più trovato un lavoro. Ecco, questo è subito dopo.
perché ritornando appunto perché, sul... Poi, sì. Ahimè, è anche, scusate, ma è anche successo, è un fatto, voglio dire, no? Stava ampiamente trattato in tutti i giornali. Poi ci torniamo. Quindi, su come è uscito da Consip, poi ci torniamo un attimo. Impressionato, preoccupato, da un lato c'erano delle minacce effettivamente, da un altro ero anche conscio che insomma ero lì a fare un lavoro e che nessuno sarebbe passato da quel... avrebbe fatto qualcosa su queste gare che non fossero quello che era la procedura, insomma, che poi si sarebbe seguita la procedura. Ecco, questo era un po' il... Allora, facciamo allora un ulteriore, mettiamo in campo un ulteriore soggetto che è stato evocato, che è Denis Verdini. Sì. Perché gli sponsor diciamo riferiti da Russo sono Tiziano Renzi e Denis Verdini. Sì. Tiziano Renzi ne abbiamo parlato, poi ritorneremo a parlarne. Sì. Denis Verdini, lei al di là, come dire, della capigliatura similare che abbiamo tutti noi, anche io così, ecco, lo conosce, l'ha conosciuto, che tipo di, come dire, di relazioni allora, ha intrattenuto, se le ha intrattenute? Ovviamente prima di conoscerlo sapevo chi era, perché chi fosse tutto diciamo, Italia lo sapeva, è noto, sì. Persona molto, molto così, nota. Conosco Denis Verdini a fine, era novembre del 2015, quindi ho già qualche... Quindi benché si fosse a Firenze, benché, come le dirò, avessi potuto conoscere, in effetti non l'avevo mai conosciuto, lo conosco nel novembre del 2015, quindi ero già in Consip da qualche mese, alla inaugurazione di un ristorante che si chiama Pastation, che tuttora esiste in alcune... Scusi, città. La interrompo. Quindi, diciamo, sicuramente dopo l'incontro l'incontro con Russo. Con Russo e con... Sì, sì, poi ci torniamo. Comunque, dopo questo discussione. Sicuramente. Lo conosce? A questa inaugurazione, che avviene circa a metà di novembre del 2015, di questo ristorante che si chiama Pastation, che c'è in effetti c'è anche a Roma, questo ristorante, una piccola catena, diciamo, e lo conobbo lì perché questo ristorante, uno dei soci del ristorante è il figlio di Denis Verdini e un altro dei soci, sono vari soci dei ristoranti, è il figlio della mia compagna. E quindi eravamo andati all'inaugurazione del ristorante dei ragazzi, diciamo, dove in un incontro Verdini e naturalmente ci si conosce. Ma si parla così in generale, proprio alto, diciamo, ecco. In un'occasione conviviale, poi non c'era neanche modo di... E poi devo dire, nei mesi successivi, fino al successivo incontro specifico, qualche volta andando noi durante il fine settimana al ristorante, Verdini lo frequentava, non dico che ci siamo incontrati, ma casomai c'era al tavolo vicino, due parole, ma proprio tutto molto così, alto. Esatto, ma conversazioni che comunque non toccavano ancora, poi ci torneremo. Del tipo uno era seduto, io in piedi, ciao come stai? Ecco, sì, sì, diciamo non si è parlato di questo. Perché lui andava spesso al ristorante dei ragazzi. Poi ci torniamo, proviamo ad andare in maniera ordinata. Torniamo, facciamo un attimo un passaggio indietro, cioè all'incontro, quindi c'è stato questo incontro al Bargello con Tiziano Renzi. Lei poi, dopo l'incontro con Carlo Russo, vuoi il 29 settembre o il 6 ottobre, cambia poco, poi lei, il Tiziano Renzi, ha avuto modo di rincontrarlo? Se sì, dove, quando? Sì, ecco qua. Un secondo incontro e, come poi forse mi chiederà, un incontro abortito fra i due. Esatto. L'incontro abortito fra i due era sotto le vacanze di Natale, diciamo, contro il periodo di fede, di vacanze natalizie del 2015, dove con una serie o di sms o di telefonato tutte e due, anche lì un po' laborioso per trovare l'accordo sull'ora e sul giorno, mi chiese un incontro a Firenze, mi chiese un incontro. E poi
una serie di interlocuzioni, trovammo l'ora e il luogo, e poi, faccia conto, un'ora o due prima dell'appuntamento mi chiama e mi dice che gli si era rotta la macchina, cioè non gli partiva la macchina, perché lui era da fuori Firenze, quindi aveva bisogno della macchina per venire in città. E quindi salta l'incontro natalizio. Ci sentiamo, ci rivediamo. E... successivo incontro avviene nella primavera del 2016, tra marzo e primi di maggio. Ecco, quindi sono... per tutto quell'altro periodo non ci sono state interlocuzioni. Arriviamo in primavera del 2016. Quando ci rincontriamo, sempre con la solita questione di trovare, un po' laboriosa per trovare luogo e ora, e ci troviamo a Firenze, in piazza Santo Spirito, c'è una fontana accanto alla fontana di piazza Santo Spirito, che fra l'altro era, io proprio in piazza Santo Spirito c'è l'appartamento dei genitori della mia compagna, quindi era un posto dove quando andiamo a Firenze andavamo lì, ecco, oltre che a casa nostra stavamo spesso lì. E quindi scendo, e anche lì era attorno all'ora di pranzo, o prima, o poco prima o poco dopo l'ora di pranzo, non a pranzo, ecco, anche lì ci incontriamo per i soliti 10 minuti, direi, ecco, o un po' meno, e mi chiede, quindi ci incontriamo i soliti convenevoli, e poi mi chiede di incontrare il russo, e gli dico guarda che l'ho visto varie volte in questo periodo, e lui mi rifà, praticamente dice per favore incontralo di nuovo, e dice sostanzialmente le stesse cose, un'ottima persona, un bravo ragazzo, un'ottima persona, ha molte idee, molti progetti, se gli dai una mano mi fai un piacere. Ecco, aggiunse, rispetto alla volta prima, ci tengo molto, una persona a cui tengo molto, sono molto affezionato, e direi c'era un po' più, rispetto alla volta prima, un po' più di pathos in questa, era più partecipata, non so se riesco a trasmettere quello che volevo dire rispetto alla prima volta. E poi i contenuti furono sostanzialmente gli stessi. Questi, senza fare riferimento specifico ad altre cose. Non fece riferimenti né a gare, diciamo, era proprio questo favore che mi chiedeva di incontrare questa persona. Così. Quindi è una copia del primo incontro con maggiore enfasi. Maggiore enfasi. Perfetto. E, senta, nel frattempo... io prendendo la sua agenda ho visto che, diciamo, effettivamente anche nel 2016 sono annotati ulteriori 3 incontri con Carlo Russo in Consip, 13 gennaio 2016, 24 febbraio 2016 e 18 maggio 2016. Quindi, questi sono tutti antecedenti a questo secondo incontro con... Io direi l'ultimo... L'ultimo no. No, diciamo i primi due sì, e furono come dire in qualche modo un po' di routine. Veniva, parlava, chiedeva, gli dicevo vai, vediamo. L'ultimo fu un po' più, anzi fu più... E quindi ci torniamo. Quindi questo è presumibile che, nel suo ricordo, che l'incontro del 18-5 è successivo... Sì. All'incontro con Tiziano Renzi a Piazza Santo Spirito, ok? Allora, poi ci torniamo allora a quelli precedenti, vediamo subito questo incontro del 18-5-2016 con Carlo Russo. Lei che ricorda il di contenuto questo? Fu lo stesso, solo fu più, come dire, anche qui più aggressivo, la parola, cioè più spinse di più, in effetti... Ci fu un commento, disse, tanto che si parla, qui non si conclude niente, sostanzialmente questo era il concetto, quindi non ci sono risultati su questa gara, su questa cosa, e quindi ricordati, e mi fece tutta la storia che aveva fatto prima. Quindi diciamo, il solito meccanismo iniziale lusinghe e poi minaccia. Però più incisivo, perché in effetti dal punto di vista suo non c'erano stati risultati. Tant'è vero che poi io dissi alla segretaria, credo sia anche in qualche registrazione, dico basta, Russo non si riceve più. Comunque sia, chiunque lo mandi e chiunque non si riceve più Russo, perché diciamo, era uscito da quel tono un po', come dire, ancora, come dire, un po' mellifo che aveva usato un po' fino a quel punto. Per cui dissi basta, Russo non si riceve più. E quindi non vidi più né Russo né poi Tiziano Renzi, in effetti.
torniamo indietro, invece quegli incontri 13 gennaio e 24 febbraio furono più sfumati, più anche veloci, del tipo passava, ecco, casomai due parole, insomma. Comunque Carlo Russo, come dire, poi lei ha verificato anche in precedenza era stato ricevuto in Consip, cioè frequentava Consip. La segretaria mi disse che frequentava regolarmente, insomma veniva non una volta sola, e uno che veniva a nome dell'onorevole sottosegretario Lotti. Sì, questo poi ce l'abbiamo anche della documentazione che poi produrrò. Che il mio numero appunto a lui gliel'aveva dato Luca Lotti, infatti a un certo punto mi manda gli auguri per Natale e io gli scrivo ma bene, belli, perché con tutte le citazioni del Papa eccetera, mi dico ma chi sei, perché no, lui aveva il mio ma io non avevo il suo, il numero. Sì, questo ci abbiamo, sì. Poi facciamo un'unica produzione, un avvocato tutto insieme, perché sennò diventiamo pazzi. Sì, effettivamente ci sono degli auguri a cui lei risponde dicendo chi sei sostanzialmente, ok. Che poi sono, credo, quelle del 2015, no? Sì, nel Natale, 29 2015. Dicembre 2015, sì, insomma, Natale, festività 2015, sì, ma adesso non, la data non me la ricordo. Domanda che pure le faccio, ma lei ha, quindi, diciamo, il primo incontro, quantomeno quello esoterico sulle sue richieste, cioè del 29 settembre o del 6 ottobre da parte del Russo, fu sgradevole, diciamo così, no? Come lei domanda, ma quando ha incontrato nuovamente Tiziano Renzi, e quindi stiamo parlando della primavera del 2016, e Tiziano Renzi è ripartito nella sponsorizzazione, come dire, ancora più empatica delle capacità, come dire, delle esigenze del Carlo Russo. Lei ha riferito a Tiziano Renzi questa sgradevolezza di incontro, o gliel'ha detto, non gliel'ha detto, insomma, no, sostanzialmente detto. Questo. No, non gliel'ho detto. Non gliel'ha detto. C'è un motivo? Guardi, il motivo è questo, come ho avuto modo di dirle. Allora, era... Lei considera che io ricordo quello che mi ha detto, ma il tribunale non lo conosce, quindi... Aspettavo che le prendesse, chiedo scusa, come in questa... Dunque, non... perché? Allora, la situazione era questa, mi trovavo da un lato a fare avanti il mio lavoro, che era il lavoro. Poi mi trovavo a dover, all'interno di una serie di queste relazioni, che peraltro non avevo neppure cercato ma che esistevano, come esistono, mi viene da dire, in tanti lavori di responsabilità o di posizioni pubbliche che esistono, normalmente io noto che sono abbastanza, fa parte di questo mondo spesso, a dover gestire questa relazione. Fra l'altro volevo essere anche, come dire, a dovermi gestire questa cosa senza creare problemi in giro alle persone note, importanti e famose che conoscevo e che giravano su questa cosa. Del tipo, è un tema che io come persona, manager, eccetera, oltre a fare il lavoro, probabilmente avrei dovuto gestirmi questa cosa senza creare ulteriori, aumentare il rumore su questa vicenda. Fra l'altro, devo dire una cosa, io chiesi al dottor Bannoni, a un certo punto, col quale, come vedrà, adesso poi ci ritorniamo sul dottor Bannoni, intanto facciamo questa anticipazione. Consigliere del primo ministro, ho detto poi ci torneremo anche, non stava rispondendo, no. Dovrasci finire, ha detto ora poi del dottor Bannoni, perché lo dobbiamo interrompere? Non lo voglio interrompere, era diciamo nel dibattito. Sì, ma io mica lo stavo interrompendo, gli ho detto sì, poi ci torneremo anche sul... No, perché voglio dire, poi parleremo due ore su Vannoni, quindi non c'è problema. Quindi lei dice... Mi fu detto, ma ci sono queste richieste, come mi devo comportare?
La risposta fu gestiscitelo. Quindi la risposta che veniva dal vertice disse gestiscitelo, vuol dire gestiscitelo. Quindi i miei azionisti mi dicevano di gestire questa situazione. In fin dei conti gestirla voleva dire un po' sopportare, un po' aspettare. In effetti, apro una parentesi, dottore, se non ci fosse stata l'indagine che già c'era, in effetti finiva lì, sarebbe finita con quegli incontri. Questa cosa, come dire, avrebbe avuto questa sua evoluzione e sarebbe finita lì, diciamo, ecco, non aveva avuto nessun senso. Poi, ovviamente, c'erano altre indagini e quindi si è saputo un po' tutto. Ecco, sì, quindi questa credo di aver risposto alla sua... Sì, sostanzialmente questo. Senta... Chiudiamo a questo punto, visto lei, Vannoni, poi ci torniamo anche sulla relazione, poi ci sarà tutta la tematica ovviamente delle cosiddette fughe di notizie, ma questo è un tema che affronteremo più avanti. Abbiamo parlato di Tiziano Renzi, le devo chiedere subito la sua conoscenza e che tipo di conoscenza aveva con Matteo Renzi, sì, con il Presidente del Consiglio, che diciamo, lei avrà conosciuto evidentemente prima come sindaco di Firenze e poi immagino anche come Presidente del Consiglio. Dunque, esatto, lo conobbi quando era Presidente della provincia, in effetti, quindi nel 2004, prima ancora che... Quando io ero stato nominato da pochissimo Presidente del Direttore Generale dell'ASL, e lui nella primavera di quell'anno diventò presidente, lui, senatore Renzi, diventò presidente della provincia di Firenze. Ci fu in quegli anni una serie di relazioni, anche se la ASL e la provincia di per sé non hanno tantissimo da scambiarsi, comunque era comunque un'autorità cittadina, avevamo comunque, e comunque si stabilì una conoscenza, direi, una relazione così cordiale e corretta. Quando poi diventa sindaco, e quindi finalmente la ASL con il Comune invece ha degli intensi rapporti proprio professionali molto stretti, e quindi col sindaco e con gli assessori, ma anche col sindaco, e quindi in quegli anni si stabilì un rapporto che mi sembra di poter dire fu anche di reciproca stima. Naturalmente lui era un leader che poi diventò un leader nazionale, oltre che il sindaco di un'importantissima città, io direttore della ASL, però ecco, diciamo, ci furono molti contatti anche relativamente a questioni, la ristrutturazione degli ospedali, un nuovo ospedale, creazione di parcheggi, ecco, la cito alcune. Certo, quindi delle grandi, come dire, una serie di relazioni di carattere istituzionale. Totalmente. Non avete avuto relazioni di carattere amicale né di carattere politico, per intenderci. Diciamo, erano molto cordiali quando ci siamo avuti, siamo stati qualche volta a pranzo insieme, ma di giorno, non in ambiente familiare o di amicizia, ecco, era istituzionale, cordiale. Perfetto, benissimo. Lei non ha mai avuto modo di interloquire con diciamo Matteo Renzi di questi avvicinamenti di Tiziano? No, io nel periodo di Consip ho interloquito o per messaggi o per email e qualche volta di persona col Presidente del Consiglio su questioni che riguardavano Consip, i progetti, l'informatica di Stato, tutte le questioni che il Governo seguiva, e che il Presidente Renzi, alcune di queste le seguiva anche in proprio, perché erano il suo tema, su queste cose. Quindi ho interloquito alcune volte, o con lui o con il suo staff, e qualche volta anche personalmente, alcune, e però mai di queste cose che hanno riguardato i miei rapporti o le relazioni col padre, o questioni che riguardassero le Consip, assolutamente. Ok, perfetto. Siccome l'ha citato, Vannoni invece lei lo conosce bene, no? Okay. Sì, Vannoni lo conoscevo prima di Consip. Prima di queste vicende. Prima di queste vicende, diciamo, quando eravamo a Firenze. Vannoni è un noto professionista, commercialista della città di Firenze. Infatti il padre era stato un dirigente storico della ASL, quindi aveva un nome, diciamo, nell'ambiente. Poi a un certo punto Vannoni viene nominato come uno del collegio dei revisori, dei sindaci revisori dell'ASL di Firenze. Quindi per un certo numero di anni Vannoni lo vedevo ogni 10 giorni, perché per lavoro, insomma, io ero direttore generale, lui era uno dei membri del collegio dei revisori, quindi c'era una consuetudine su mille temi.
poi lui a un certo punto fu nominato anche presidente di Publiacqua, che era l'azienda della distribuzione idrica di Firenze e dintorni. Anche con lui si stabilisce un rapporto di cordialità più che di amicizia, nel senso che siamo incontrati spesso anche fuori del lavoro a parlare, ma non in termini di andiamo alla partita, andiamo al cinema, usciamo con le famiglie. Era sempre, si parlava anche di lavoro, ecco, non sì, sì, okay. Quindi fu un ottimo rapporto di quasi amicizia, ma in questi termini, diciamo, ecco, non fuori dell'ambiente lavorativo. Senta, a un certo punto poi Vannoni assume anche un incarico istituzionale romano, Vannoni, qui in, sì, diciamo, esatto, nazionale. Poco dopo la formazione del governo Renzi, Vannoni viene nominato formalmente, quindi aveva un incarico formale, consigliere economico, era uno dei consiglieri economici del Presidente del Consiglio, che aveva un ufficio a Palazzo Chigi. Quindi lui stava quasi tutta la settimana, Vannoni veniva, stava a Firenze, a Roma, Palazzo Chigi, e svolgeva questa funzione. Oh, e nel periodo romano, poi arriveremo alla propalazione e quant'altro, ma nel periodo romano avevate occasione di vedervi, nel senso, certo, è continuata questa... Ci incontravamo praticamente ogni due settimane, più o meno, mediamente, o qualche volta nel mio ufficio, perché lui era anche nel consiglio di Consap, che è di vicino dove c'è Consip, quindi ci trovavamo o passava il mio ufficio, ma molto più spesso alla Galleria Sordi, perché io passavo di lì spesso. Lui era sotto il suo ufficio e ci trovava a prendere un caffè lì nei bar della Galleria. Mediamente, spesso direi, ecco, io ho detto ogni due settimane, tanto per dare un'indicazione, ma per una questione di lavoro anche lì, perché lui mi disse una volta che ero stato nominato che c'era molto interesse da parte sua di Vannoni in rappresentanza anche del luogo dove lavorava, quindi la presidenza in senso lato, del lavoro che facevamo, che c'erano molte aspettative sulla mia nomina, quindi sul lavoro che avrei prodotto per questo, e che quindi avrei dovuto, proprio c'era l'aspettativa che lo tenessi informato di tutto quello che avveniva, come dire, in termini tecnici, sul business della fornitura. E quindi, però, siccome la fornitura di cui si occupa Consip spazia dall'energia alle automobili, agli autoveicoli, ai trasporti, al mondo delle manutenzioni, quindi praticamente era su tanta roba, ecco, quindi noi avevamo il polso come Consip su una grossa fetta del mondo economico italiano, proprio perché per questione di lavoro, diciamo. In questo, quindi, Vannoni lo incontro spesso, tant'è vero, a luglio del 2015, dopo un mese che ero stato nominato, mi dice, guarda, dice, mi viene chiesto dal suo superiore, quindi dal Presidente del Consiglio, cosa fai, che idee ci sono, perché dobbiamo fare tanto sulla spesa, dobbiamo dare, quindi c'è bisogno, e io mi ricordo, l'ho qui con me, se lo volete, il documento che tramite Vannoni mandai al Presidente del Consiglio, 4 pagine, dove disse qual era il piano per risolvere... Il progetto che lei aveva elaborato. Cose che poi furono fatte. Presidente del Consiglio, dopo una settimana, mi chiama la mattina al telefono alle 7, aveva il mio numero dai vecchi tempi, insomma. Però lì mi chiamò quella volta tramite la batteria, di Palazzo Chigi, che chiama tutti. Mi chiamò, faccia conto, alle 7 di mattina, io stavo per uscire, per andare al lavoro, mi chiama, dice, allora Luigi, ci ho detto questo documento, cioè, ma sei proprio sicuro che si possa fare quei numeri, perché avevo proposto 3 miliardi di risparmio, quindi era tanta roba. Io dissi, guarda Presidente, gli davo del tu, me lo chiamavo Presidente, gli dico, guarda Presidente, c'è questi numeri, c'è una serie di azioni, di condizioni. Se si realizzano quelle condizioni, alcune hanno anche alcune modifiche di articoli di legge sul codice degli appalti, naturalmente. Se si verificano quelle cose, io credo, anzi sono sicuro, di portarti questo risultato. In effetti la cosa andò così, quelle modifiche di legge molte furono fatte, alcune o diverse, insomma, seguirono l'iter, furono inserite nelle varie finanziarie che si stavano, la finanziaria che si stava arrivando, producemmo quel risultato e l'anno dopo il Presidente del Consiglio fa la slide famosa che ho citato, che posso produrre. Beh, quindi, ecco, questo era il contesto, all'interno di questo Vannoni si parlava un po' di tutto, si parlava di quello che avveniva nel mondo dell'energia, di quello, tutte le cose che di cui come Consip avevamo, come dire, l'osservatorio, ecco. Perfetto, aspetti, fare un controllo.
Senta, torniamo ancora una volta agli incontri con Carlo Russo in Consip. Quindi lei ha sottolineato, come dire, almeno due incontri in cui si fa esplicito riferimento alla richiesta, e ha detto anche con un crescendo di enfasi e di pathos, chiamiamolo così. E riferimento in tutte e due le occasioni a Denis Verdini, è corretto? Sì. Senta, poi Denis Verdini, lei, al di là dell'inaugurazione che abbiamo detto essere neutra e altri incroci casuali nel ristorante, Denis Verdini poi lei lo incontra per questioni legate, chiamiamolo così, alla sua attività in Consip e a gare Consip, se ci può raccontare come nasce. Dunque, in effetti passano alcuni mesi dall'incontro, poi un giorno mi invita a pranzo e lo incontro al ristorante Il Moro, noto luogo dove, come si è frequentato da personaggi della politica, almeno così si diceva, lo incontro e doveva essere a metà del luglio circa, metà luglio del 2016 a questo punto, lo incontro e anche lì dopo un po' di convenevoli, in effetti era presente un signore che mi viene presentato come l'avvocato Amara, che io non sapevo che ci sarebbe stato, quindi io vado per incontrare, andare a pranzo con Verdini, c'è anche... Quindi aspetti un attimo, perché diciamo su questo poi ci siamo tornati tante volte. Allora, siamo estate, diciamo prima dell'estate 2016, corretto? Esatto, esatto, a metà... prima di luglio, una cosa così. Ok, vabbè, diciamo l'abbiamo... C'è nell'agenda. C'è nell'agenda. Chi occasione? Lei come arriva? Cioè, questo incontro... Questo credo che Verdini mi chiese se ci si vedeva. Quindi, sì, ricorda una richiesta diretta di Verdini. O diretto tramite la segretaria, ma insomma... Per intenderci. E vado a questo pranzo, c'è una saletta riservata dove, cioè, il ristorante è una saletta un po' riservata, in questa saletta c'è questo signore che mi viene presentato, l'avvocato Amara, che io non conoscevo, non sapevo, ve lo dico, che ci sarebbe stato, e si parla anche lì un pranzo un po' sostanzialmente del più e del meno in generale. Sì, no, chi erano presenti? Quindi abbiamo detto Verdini, io, Amara. E c'era qualcun altro? In quel momento no, poi dopo ci fu un altro incontro con un'altra persona. E mi chiede, Verdini parlando di varie cose, mi presenta Amara come suo personale amico e anche come avvocato, suo avvocato e amico, tutte quelle cose, e in questo mi chiede di poter incontrare l'imprenditore Bigotti, che mi fa un favore se incontri Bigotti. Persone che non sapevo chi fosse, ecco, era già noto nell'ambiente, diciamo. E Amara dice, ma sì, Bigotti, dice, c'ha delle questioni che le vorrebbe sottoporre, vorrebbe farle presente, eccetera, eccetera. E io dico, vabbè, dico, guardate, noi riceviamo chiunque, no, chiunque, riceviamo tutti praticamente, chiunque, nel senso non disprezzo, riceviamo chi chiede di essere ricevuto, chieda di essere ricevuto e sicuramente verrà ricevuto. Questo portò a un appuntamento a metà settembre con Bigotti, che però non si tenne perché eravamo lì che aspettavo lui e Amara, dalla macchina chiamarono, che o era ritardato l'aereo, erano rimasti nel traffico, insomma stavano ritardando ma in maniera tale da far saltare l'appuntamento. E l'appuntamento saltò. Questo. È sicuro che l'appuntamento era fissato? Ma guardi, io ci fu quell'appuntamento, poi ce ne fu un altro realizzato a pranzo che era anche lì a metà ottobre, quindi io colloco questo direi a settembre o immediatamente prima delle ferie estive. Ecco. Sì, no, io diciamo fu una di queste due, o immediatamente prima. Le rileggo il passaggio, cambia poco, è solo una questione, diciamo così, di precisione. Verdini mi ha presentato l'avvocato Amara, eccetera, eccetera. A un certo punto mi ha chiesto se potevo incontrare l'imprenditore Bigotti.
fu fissato l'incontro in Consip, quello che si dice, prima delle ferie estive 2016, a cui doveva partecipare anche l'avvocato Amaro. L'incontro saltò per una serie di contrattempi e fu rifissato dopo l'estate ed ebbe luogo, come vedo dall'agenda, il 15 settembre 2016, quando effettivamente venne Bigotti. Questa è la versione, come dire, sì, riassuntiva del verbale, ovviamente l'interrogatorio, le nostre... Infatti, riguardando l'agenda c'è da capire se fosse o prima delle prime o dopo. Ok, comunque, diciamo... Ci fu un incontro che è saltato, punto. È saltato, cambia poco. Il 15 settembre invece si è presentato. No, si è tenuto, ecco, mi scusi, sicuramente si è tenuto... Dunque, con Bigotti ci fu un incontro che venne a trovarmi senza la presentazione di Verdini. Venne, come sono venuti tanti, sì. Era insieme a Gasparri, che era la persona. Poi ci fu un incontro saltato, sì. E poi c'è stato un incontro dal Moro, al ristorante. E questi sono i primi. Il secondo è da capire ora con l'agenda, eccetera, se da collocare o prima o dopo le ferie. Cambia niente. Di fatto, comunque, diciamo, la sostanza è che quando venne in Consip fu di carattere generico. Totalmente generale. Sì. Mentre, diciamo, di diverso contenuto, l'incontro al ristorante. Oh, l'incontro al ristorante, che avvenne a ottobre, a questo punto, Verdini mi chiese, un po' le spiego anche perché, come dire, accondiscesi a questa risposta, a questa richiesta, mi chiese favore personale di incontrare ancora una volta Bigotti, ancora una volta di incontrarlo, perché non c'era mai stata la prima volta, perché era saltata, era stata quella. E io le dirò, ero anche molto riluttante a farlo, cioè avrei voluto evitare di farlo, perché gli dissi, bene, se volete venite, se vuoi venire anche lì, nel mio ufficio. Quindi ricevo tutti, riceviamo ovviamente anche Bigotti, per il signor Bigotti per la terza volta e per la seconda volta. Lui mi disse, per favore non facciamolo lì, facciamolo a casa mia. Mi disse, guarda, a casa tua assolutamente fuori luogo, figuriamoci se posso venire a casa tua a incontrare un imprenditore. Non esiste, tra l'altro un imprenditore che aveva varie cause contro Consip, quindi era una persona sensibile da questo punto di vista, eravamo in varie cause, in tribune, al TAR o al Consiglio di Stato, le aziende di Bigotti contro Consip. E quindi alla fine mi disse, allora vieni nel mio ufficio, dice, guarda, non posso venire neanche nel tuo ufficio. Alla fine disse, oggi si trova la Camera dei Deputati, che comunque è un posto, come dire, si può dire che sia un posto dove ci si incontra di nascosto, ecco, questo era il tema. E alla fine si convenne di trovarci al ristorante, il Moro. Quindi, come dire, dopo una serie ripetuta di sollecitazioni in questo senso, ci trovavamo in un posto che comunque non era un posto, come dire, segreto, ecco, mi faccio usare un nascosto questo tema, un ristorante dove chiunque poteva vederci, che non c'era niente, come dire, di segreto da discutere. Ecco, questa fu la questione. E ci incontrammo a questo ristorante. Ecco, ancora una volta, chi erano i presenti e quali fu il contenuto della conversazione? Dunque, i presenti erano l'onorevole Verdini, l'avvocato Amara, il dottor Bigotti e io. Questo era il... anche lì, dopo un solito un po' di convenevoli... Senta, scusi, visto che lei, l'avvocato Amara, l'aveva visto per la prima volta, sempre al ristorante, presentato da Verdini. Presentato da Verdini come avvocato di chi? No, dunque, Verdini mi disse che era avvocato di Verdini suo. E amico. Ok, quindi amico come suo avvocato nonché amico. Ok, perfetto, benissimo. Allora, a me non mi fu mai detto che Amara era avvocato di Bigotti, però c'era sempre, quindi immaginavo che avesse a che fare. No, questa è la presentazione. Sì, sì. Cioè, secondo pranzo, a questo punto, sempre presente l'avvocato Amara e presente adesso anche Bigotti, esatto, giusto? Esatto. A questo punto viene data la parola a Bigotti, che aveva chiesto la... faccio un passo indietro. Avevamo Consip e l'azienda, l'ex Ituana di Bigotti, come dicevo, alcuni diversi contenziosi. Contenziosi al TAR o al Consiglio di Stato. E questo era il tema di fondo.
E Bigotti, ricordo, dopo aver parlato in generale dei suoi progetti, perché tutti parlavano dei progetti e delle grandi cose che stavano facendo, entra poi nel nocciolo della questione e mi accusa Consip, quindi a me, in quanto suo amministratore delegato, di avere un atteggiamento troppo aggressivo processualmente nei confronti delle sue aziende. E la cosa mi sembra già strana, troppo aggressivo, se siamo in causa, siamo in causa, non è che ognuno spara le sue, gioca le sue carte. E, però dopo un po' salì un po' di tono e disse, cioè, fu anche un po', direi, maleducato, insomma fu eccessivo rispetto al tono, tant'è vero che gli disse, guardi, io sono venuto qui che mi è stato chiesto da un amico per cortesia a questa persona che ci ha invitato. Io non le permetto di usare questo tono, siamo in tribunale, ognuno gioca la sua partita, andiamo a vedere come va a finire. E chiusi lì, insomma, poi finì anche velocemente il pranzo, perché era già un po' verso la seconda metà del pranzo quando avvenne questa discussione. Questo verso la frutta, diciamo. Verso così. La frutta, okay. Tanto per dire. Ah. E in questo l'avvocato Amara o Verdini intervennero, avevano un ruolo, cioè insomma che cosa percepire? Allora, Verdini disse trovate una soluzione, tende a dire sempre nel rispetto della legge ci mancherebbe, ma se potete trovare una soluzione è meglio, per il bene di tutti, eccetera. È ecumenico un po'. Assolutamente ecumenico. Amara poco più. Amara disse va bene, facciamo un incontro tecnico, troviamoci, mettiamo giù, guardiamo le carte, vediamo se ci sono dei punti. Non era mia intenzione comunque di fare nessun incontro tecnico che non fu mai fatto, peraltro. Ecco. Finì proprio lì, ecco. Come dico, io fui un po' riluttante a dare questo incontro, però mi era stato chiesto di essere gentile con Verdini, questo era. Questo fu, quindi non è che io davo diretta a Verdini così in maniera, come dire, per mia piaggeria o per... Il sottosegretario Lotti mi chiese, per favore, sii gentile con Verdini, che ci tiene sul governo. Questo mi fu detto e io, ecco, questo... il mio azionista, e io ho detto seguito, ma non era una cosa... Adesso... Io andavo in cerca, ecco, no, ci tenevo a dirlo, se sì, no... Sì, no, ma infatti ci saremmo tornati perché ancora non è, come dire, comparso in campo, nel senso nella presentazione delle varie persone, peraltro con ruoli istituzionali in questa vicenda. Lei oggi ha appena riferito dell'onorevole Lotti. Allora, anche qui facciamo una presentazione circa la sua conoscenza, che tipo di relazione, poi andremo a finire, diciamo, sulla vicenda Consip, ma anche qui è necessario un po' una storia, diciamo così, di relazioni e conoscenze. Poi ci torneremo. Sì, ho conosciuto l'onorevole Lotti quando era nello staff del sindaco di Firenze, Matteo Renzi, era una persona di spicco nello staff e proprio in questa serie di incontri e di relazioni fra ASLA e il comune che riguardavano sia la sanità ma anche la viabilità, le costruzioni, gli ospedali, i parcheggi, cioè c'erano tanti elementi di discussione comune, oltre a sindaco e oltre altre persone, ebbe modo di relazionarmi con il quindi, con quello che poi è diventato l'onorevole Lotti, con sì, Luca Lotti. Senso, quindi lo conosce dai tempi della sindacatura di Matteo Renzi fiorentina, giusto? In cui sì, lei... da quando era sindaco, ecco, io l'ho conosciuto da quando Renzi diventò era sindaco. Sì. È chiarissimo. Nella fase invece successiva, cioè nel senso quando lei, prima e dopo di diventare amministratore delegato, di essere nominato amministratore delegato di Consip, lei che interlocuzioni ha avuto, se ci sono state con Lotti? Luca Lotti, ormai a quel punto sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ancora 4 volte in quel periodo di cui parliamo, l'anno e mezzo in cui sono stato amministratore delegato di Consip. E la prima volta era a metà del luglio del 2015, quindi poco dopo essere stato nominato, con un incontro anche mio di cortesia, di saluto a quello che in qualche modo rappresentava la filiera dei miei azionisti. Insomma, ecco, quindi
Così in quell'occasione furono anche dei convenevoli, mi disse anche il sottosegretario di tenerlo informato su quello, come mi chiedevano altri, insomma, sempre del governo, di tenerlo informato su quello, sulle iniziative, sull'andamento economico, su quello che stavamo facendo, e c'erano aspettative sul lavoro di Consip. Mi disse anche, tienimi informato, mi disse anche di tenerlo informato e di non, come dire, di non sempre ti risponderò, disse una frase del genere, però te scrivimi comunque, mandami comunque, perché sono molto impegnato, non sempre a ogni cosa che mi dici ci sarà risposta, ma non te ne avere a male, ma insomma tienimi informato, ecco, sostanzialmente. E quella fu la prima volta. Senta, lei poi ha avuto queste interlocuzioni, lei che utilizzava, mandava messaggi, allora, mail? Ci sono state, ci siamo visti, come dico, prima dell'ultima volta altre due volte, poi c'è l'ultima volta dove si chiamerà, esatto. Incontri, fra virgolette, più normali, ce ne sono stati poi altri due. C'è stata una serie di interlocuzioni o via SMS o via email su temi specifici, informazioni che davo su quello che veniva in Consip, a volte mi venivano chieste informazioni specifiche su alcune cose, mi vennero chieste anche delle questioni specifiche che poi forse mi chiederà, e quindi c'era un po' a due vie. Ovviamente Luca Lotti era in quel momento una delle persone più importanti d'Italia, io ero, mi sono legato ad una società importante, ma ovviamente di un livello, di un rango più basso, decisamente più basso, e quindi, come dire, ero più io che cercavo che non lui che cercava me, ma questo fa parte. Comunque fu un'interlocuzione, pur con questa simmetria, se vogliamo, di rapporto, di posizioni, fu un'interlocuzione costante nei due sensi fino alla fine quasi. Ecco, lei prima ha fatto cenno a questa, come dire, espressione di tenersi buoni Verdini che regge, tiene il governo, tiene la maggioranza sostanzialmente. Allora, sì, fu detto un po' di battuta, ma è una mo' di battuta, No, per spiegare il perché. Ma questo quando avvenne questa? Questa cosa avvenne nel penultimo incontro o nell'ultimo incontro prima dell'evento finale, diciamo. Per intenderci, l'ultimo incontro, ci torneremo, è quello della propalazione, esatto, delle indagini, prima di quello, lo trattiamo a parte, mentre questi sono incontri, diciamo, che non hanno a che fare. Normali, se mi faccia usare questo termine. In questo elemento fu a gennaio del 16, più o meno a gennaio del 2016, quando andando a incontrare per questi incontri delle varie questioni che dovevo discutere con il sottosegretario, si era posta la questione, la richiesta che era venuta sia dall'interessato sia da altre fonti, di nominare il dottor Casalino, Domenico Casalino, il mio predecessore in Consip, nell'organo di vigilanza di Consip. Questa questione si era posta da qualche mese, ne avevamo già una volta parlato con il dottor Lotti, dicendo che forse non era il caso. Io mi opponevo a questa cosa, non ero d'accordo di nominare, una cosa non stava in piedi, nominare l'ex amministratore delegato presidente dell'organo di vigilanza, proprio una cosa fuori da ogni regola organizzativa, diciamo, o di buon senso. Al di là della persona, non era quindi una sfiducia sulla persona, ma proprio non stava in piedi una cosa così. Detto questo, inizialmente Luca Lotti era ovviamente d'accordo, cioè aveva convenuto con me che la cosa non si poteva fare. Ecco. Sta di fatto però che in quella riunione, in quell'incontro, mi dice, guarda, dice, c'è la richiesta formale fatta da Denis Verdini al Presidente, così mi disse, che tra le varie cose che si sono dette ha chiesto questa cosa, di nominare Casalino nell'organo di vigilanza. E io gli dissi, guarda, abbiamo già convenuto, non si può assolutamente, la cosa non sta in piedi. E lui dice, guardate, se poco non lo fate fare, alla fine me ne vado io, ma non si può fare. Anche lui disse, sì, in effetti ti capisco, hai ragione, disse, sostanzialmente più o meno disse queste frasi. Dice, però allora facci il favore, prendi tempo, sii gentile con Verdini, e poi fece la battuta, okay. Ovviamente la disse a modo di battuta, che ci tiene sul governo,
cosa che dicevano tutti i giornali. Ma questo per capire... Però ecco, questo era... Quindi sostanzialmente c'era un... concordavate sulla inopportunità o addirittura qui ci sarebbe un profilo di incompatibilità. Poi venne fuori, fece fare uno studio, poi venne fuori dopo questo incontro, che proprio non si poteva. Però al momento io non ero pronto a dire si può o non si può. Comunque sia, non era il caso, ecco, appunto, e concordammo su questo. Chiaramente c'era questa idea di, ecco, quindi perché io aderì alla richiesta di... Di Verdini, di incontrare Bigotti perché ritenevo di dare seguito a una cosa che mi era stata chiesta, io dico dal mio azionista, ma insomma da un personaggio che rispecchiava la filiera dell'azionariato dell'azienda di cui era amministratore delegato. A lei è rimasto ovviamente il lessico da dirigente del privato, no? Quindi, ma è corretto, no? Ci siamo intesi, anche no, perché si potrebbe dire che in realtà l'azionista è il MEF, ma no, è il MEF, però il MEF fa parte della presidenza. Mi lasci passare la battuta. Assolutamente. Senta, poi dopo questo pranzo nell'ormai noto ristorante con Bigotti, che quindi non finì benissimo, della buona educazione, però non finì benissimo. E non ci fu nessun'altra... interlocuzione. Con Bigotti non ci fu nessuna interlocuzione. Né con Amara. Con Verdini ci furono ulteriori interlocuzioni e anche con altre persone per conto o in possibile interconnessione. Con Verdini ci siamo trovati un'altra volta, praticamente a cavallo fra la prima e la seconda pranzo, insomma risiamo prima dell'estate del 2016, una volta nei suoi uffici in via Poli, mi sembra si chiami, insomma, vicino al Tritone, lì, vicino agli uffici di questo partito ALA, di cui lui era a quel tempo esponente. Ci sono state interlocuzioni che hanno toccato comunque attività in corso di Consip o che hanno collegato e correlato Verdini a qualche, competitor... delle gare Consip. Ci fu che mise avanti il nome di Verdini l'onorevole Brignani, ecco. E mi era venuto a trovare nel 2015, a fine 2015, che tra l'altro io ho frequentato, anche di sempre in termini istituzionali, o comunque era un parlamentare, con cui moltissimi parlamentari mi chiedevano il codice degli appalti, ma non cose specifiche, non raccomandazioni di qualcuno, ma scrivono in continuazione come va il codice degli appalti, consigli, c'era una legge in atto che si stava formando, quella del codice degli appalti. Quindi interlocuzioni relativi alla... Per recitarne 15, 20, ho cercato di fare anche la lista mentale, perché chiedevano continuamente, spesso sono andato o al Senato o alla Camera su richiesta del Presidente di Commissione o che mi chiedevano pareri o come vedevo certi aspetti del costituendo codice degli appalti, la legge 50 del 2016, che fu significativa rispetto alle altre, fu una cosa molto importante. Ci fece anche una audizione con, mi ricordo, il defunto senatore Matteoli, senatore deputato, insomma, che era presidente di questa commissione congiunta, fece un'audizione lunga proprio su tutti gli aspetti di questo codice. Qual era il mio punto di vista della centrale della principale stazione. Tant'è vero, noi proponemmo anche di presentare una serie di emendamenti, ma diversi, su questa legge, alcuni sono anche poi stati accolti. Quindi c'era una continua interlocuzione anche con Abrignani. In effetti però all'interno di questo Abrignani mi chiese se sponsorizzò un'azienda Cofelì,
che partecipava a questa famosa gara in vari lotti, e prima chiese informazioni e poi in effetti disse che ci sarebbe stata, avrebbe gradito, insomma, usò dei giri di parole, ma insomma che una sorta di sponsorizzazione per questa azienda perché si qualificasse nei lotti bene, in alcuni lotti, soprattutto nel lotto cosiddetto famoso per chi lavora in Consip, il lotto 10, che è il lotto di Roma Centro, dei palazzi istituzionali, anche questo, ma insomma, tutta Roma, tutti i palazzi, tant'è vero, mi ricordo anche da parte del questore del Senato, che è un senatore De Poli, varie volte ci siamo sentiti perché lui doveva capire chi sarebbe stato il suo interlocutore, come mai, perché era responsabile dei servizi lui e altri, insomma. Quindi ci fu una continua interlocuzione su queste cose. In questo ambito, in questo insieme, in effetti l'onorevole Abrignani mi sponsorizzò, mi chiese se potevamo, fra virgolette, aiutare un po' felice. Cosa che non avvenne, ma insomma, chiesto. Ecco. E disse che lui era amico di Verdini e che insomma, c'era... Sì, diciamo, all'epoca credo avesse anche una inala... Era lo stesso partito. Abrignani viene... Dove lo incontra? Diciamo, quando... Nel mio ufficio. Una volta l'ho incontrato a una cena di beneficenza, non sapevo che c'era, ma ci avevano messo allo stesso tavolo, ecco, cose così. Via via l'ho incontrato qualche volta alla Camera. Ok. O a un caffè, un bar lì fuori della Camera, ecco, in questi ambienti. Questa sollecitazione del buon esito, soprattutto per Roma Centro, a favore di Cofeni, avviene una o più volte? Volta mi disse proprio che c'era una sponsorizzazione. Poi un paio di volte mi chiedeva come va, ecco. Cioè un aggiornamento sostanzialmente. Sì, esatto. Poi risultò, perché aveva vinto vari lotti, ma quando poi uscirono i risultati della gara, insomma. Senta, queste informazioni erano in costanza nello stesso periodo, chiamiamolo così, in cui si stavano facendo le valutazioni della commissione, sì, erano, diciamo, dell'offerta tecnica. Diciamo, fra il cavallo della fine del 2015 e l'inizio del 2016, la commissione tirò fuori i lavori alla fine verso maggio, direi, del 16, maggio-giugno del 16, quindi era nella costanza di questo... Ho capito. Lei ha mai incontrato Abrignani e Verdini insieme? Diciamo, allora, parlando di queste non in termini nell'ufficio un appuntamento, assolutamente. Ora, se mi dice se una volta alla Camera l'ho incontrato insieme... No, vabbè, questo occasionalmente, voglio arrivare alla domanda... Non in termini mirati, invece, Verdini le ha mai fatto riferimento ad Abrignani e ovviamente Abrignani possibile interlocuzione con lei? Quando incontrai Verdini nel suo ufficio, che era appunto il luglio, direi, del 2016, si parla in generale, tra l'altro Verdini, come scritto nei verbali che ho reso a lei, mi raccontò, dice: guarda Luigi, ci siamo conosciuti da poco, mi fa piacere averti conosciuto, sostanzialmente era questo il termine. Io ero contrario alla tua nomina, e fui contrario, lo dissi anche al Presidente, mi disse lui, poi se gliel'ha detto no, non lo so, questo è quello che disse a me. Ero contrario alla tua nomina, mi devo ricredere, dice: hai fatto un ottimo lavoro, direi che di tutte le nomine la tua è una di quelle venute meglio, si disse. Anzi, poi vediamo in futuro, chissà, potremmo fare, ecco, questa fu. Riconobbe che era contrario e poi invece era rimasto soddisfatto del lavoro. So che fai il tuo primo lavoro, virgola. Cioè, so che ti vedi con Ignazio era l'onorevole Abrignani, non mi disse fai quello che ti dice lui o segui le sue istruzioni, non disse questo. Prima disse che ero stato bravo e poi disse che so che ti vedi con Ignazio. Ok. Questo. Chiarissimo. Senta. Argomento che alla fine forse sarebbe opportuno affrontare adesso. Verdini, lei non lo sapeva, assume di essere stato contrario e poi essersi ricreduto alla sua nomina. Lei
sa come nasce la sua nomina e chi, come dire, era favorevole e chi contrario? Perché questo tema poi si riverbera in altre relazioni. Dunque, immagino con altri che imputati. In qualsiasi nomina ad un certo livello ci siano comunque contrari, anche perché chi vuole mettere il suo, chi vuole il posto. Detto questo, la mia nomina io le dico come è avvenuta e poi quello che ho saputo, poi cosa si sono detti gli altri che mi hanno nominato lo sanno loro. Ecco, detto questo, dunque la mia nomina è, si ritorna al periodo in cui ero assessore, verso la fine, quindi siamo la primavera del 2015. Nel 2015 la giunta regionale guidata dal presidente Rossi, c'erano state le elezioni, la primavera delle elezioni, quindi con il giugno sarebbe finita l'esperienza della giunta. Io non credevo di dover fare ancora l'assessore perché ero stato nominato per un'emergenza. L'emergenza era stata risolta. Io stesso non è che poi, così avevo detto, non ero un politico, quindi non avevo partecipato alle elezioni, quindi erano tutta. Il lavoro era stato fatto, la missione compiuta e quindi stavo pensando, io fra l'altro ero in aspettativa, era un altro dirigente, alto, piuttosto alto del gruppo, quindi il lavoro già ce l'avevo, quindi bastava che tornavo da lei. Ritornava a casa madre. Non è che c'era tutta quest'ansia, ma avrebbe fatto piacere altre cose, come a tutti noi, credo, ma non ero proprio lì, ecco, con l'acqua alla gola, diciamo, come c'avevo già il mio lavoro di per sé. In questo, prima Vannoni, che già, come ho detto, frequentavo, mi chiese a qualche mese prima di queste scadenze se fosse stato interessato a un qualche incarico adeguato, diciamo, e mi parlò anche di Consip, dice, ma dico sì, fui contento, dico grazie, sì, con onore, dico io sono qui, ecco, fatemi sapere, insomma era. Poi a un certo punto succede una mattina quindi parliamo dei primi di giugno, primissimi di giugno del 2015, una mattina presto, anche lì verso le 7:30, stavo uscendo, però ormai stiamo finendo il lavoro della giunta, non c'era più neanche un gran lavoro perché era in attesa della nuova giunta, c'era proprio una fase di stallo. Mi arriva una telefonata da parte del Presidente del Consiglio sul mio telefono privato, perché avevamo, come ho detto, il numero, certo. Vedo, riconosco il numero, il nome, mi chiede ciao come stai, due parole, dice sono qui con il ministro Padoan che ti vorrebbe conoscere, dice domani puoi venire giù, dico certo, e bene, ciao ciao, ecco, quindi il giorno dopo, torno a mezzogiorno più o meno, vengo ricevuto dal ministro Padoan al suo ufficio al MEF, in un incontro che era presente lui, il suo capo di gabinetto Roberto Garofoli e il presidente di Consip Luigi Ferrara, che era anche uno dei direttori generali del MEF, quindi era comunque uno della prima linea del ministro, anche Ferrara, oltre che Garofoli. C'è un incontro conoscitivo, ci si conosce, gli parlo delle mie esperienze, che avevo notevoli esperienze nel campo degli acquisti, perché la prima centrale unica degli acquisti regionali della sanità fatta in Italia l'ho fatta io, una legge che porta il mio nome, con una struttura che ho disegnato io che è in Toscana, quindi avevo un pregresso, ero stato presidente di vari consorsi di acquisto, quindi c'era anche una storia, non era solo che avevo fatto il manager, avevo proprio anche sugli acquisti pubblici, avevo dato del mio, insomma. E quindi parlo di questa esperienza, parlo di queste cose, mi chiede che idee potessi avere per dare impulso e se ne parlò, insomma, finiti. Dopo qualche giorno un funzionario, un dirigente, il dottor Iannotta, che allora era quello che poi formalmente gestiva le nomine, mi chiama e mi chiede di fare dei documenti, l'accettazione dell'incarico, della nomina, di produrre tutta una serie di documenti come usa in queste cose. Viene nominato. Questo, e questo è quello. Questi sono i fatti. Perfetto. Io non ho mai saputo di chi fosse contrario, perché non me l'hanno detto, l'unico che me l'ha detto è Verdini, poi ho saputo da dichiarazioni successive legate a questa indagine che il sottosegretario Lotti era contrario, ma io non l'ho mai saputo. Avete fatto anche un confronto e quindi vi siete confrontati su questo. Non ho mai saputo di persone che erano con nome e cognome contrari. Immagino ce ne fossero stati tanti, ma quello è qualsiasi nomina,
ci porta dietro persone contrarie, ovviamente. Perfetto.